Autopsia shock sui genitori di Luca Ricci, la madre strangolata e il padre colpito con almeno 10 martellate. 124 lavoratori in nero, 39 denunce per droghe e 4 per fenomeni corruttivi e altri delitti contro la pubblica amministrazione. Illustrato il bilancio delle ultime attività della Guardia di Finanza di Pesaro Urbino. Cambio a vertice della Capitaneria di Porto di Pesaro, il capitano Claudia Di Lucca cede il posto a Nicola Gaudino. Questa mattina la cerimonia per il passaggio di consegne. A Pesaro si è insediato il nuovo consiglio comunale. Durante la seduta ha nominato presidente Enzo Belloni. Il sindaco Biancani puntualizza: lavoreremo di squadra. A ottobre la conclusione dei lavori in piazza Andrea Costa. L'ha preventivato il sindaco Serfilippi incontrando gli operatori. Dietro pronto sulla pavimentazione del mercato del pesce. Non verrà rifatta ma solo ripulita. Nuovi studi su Dante, la città della fortuna, passaggi festival, presentato il libro di Angelucci che riscrive il legame tra Fano e il sommo poeta. Stasera la consegna dei premi a Luigi Manconi e Alessandro Cattelan. A Monte Maggiore di Colli al Metauro torna l'evento A Spasso nel Castello, appuntamento a sabato 29 giugno con arte, musica ed enogastronomia. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo con l'autopsia eseguita sulle salme di Luisa Marconi di 70 anni e Giuseppe Ricci di 75, uccisi lunedì scorso nella loro abitazione di via Fanella. Gli esami condotti dai medici legali all'obitorio di Fano hanno confermato le prime ipotesi degli inquirenti. Dalle risultanze infatti è emerso che la donna è morta per strangolamento o mediante il filo della ricarica del telefono o un altro cordino, mentre l'uomo è stato ucciso nella camera da letto con almeno 10 colpi, probabilmente utilizzando il martello poi rinvenuto nel pozzetto della casa. Ci sono segni anche nelle braccia e nelle mani della vittima, che avrebbe quindi tentato di difendersi. Domani si terrà l'udienza di convalida del fermo del figlio Luca Ricci, reo confesso dei delitti. Come possibile movente rimangono i 12.000 euro che quella stessa mattina dovevano essere consegnati al nuovo proprietario della casa, venduta all'asta giudiziaria. Passiamo ai lavori di ristrutturazione di piazza Andrea Costa, iniziati dalla giunta Seri. Il sindaco di Fano Luca Serfilippi, insieme alla giunta, ha fatto il punto sull'intervento durante un incontro a cui sono stati invitati tutti gli operatori del mercato. Sentiamo i dettagli nell'intervista che Massimo Fughetti ha realizzato al primo cittadino direttamente sulla piazza. La concertazione è stato uno dei metodi che il nuovo sindaco Luca Serfilippi ha assunto per avere un rapporto con la cittadinanza. E uno dei primi incontri che ha fatto l'ha fatto ieri con i commercianti di piazza Andrea Costa. Sindaco, che cosa ha concordato con i commercianti di piazza Andrea Costa? Sì, è stato un incontro molto costruttivo e li ringrazio, tutte le associazioni di categoria, i commercianti, le attività economiche presenti. Questo è un cantiere problematico perché da mesi sono ostaggio di fatto del cantiere, tutte le attività economiche, ed era prevista la chiusura per circa 2 mesi del mercato del pesce. Quindi siamo riusciti, modificando il progetto, quindi senza andare a rompere il selciato, il pavimento, ma con una pulizia approfondita, ad evitare la chiusura. Quindi all'interno del mercato del pesce abbiamo concordato che verrà rifatto l'intonaco dei muri, verrà rifatta l'illuminazione e successivamente verranno rifatte le fontane. Un'opera che non era prevista nel progetto ma che dovremo finanziare saranno i cancelli, perché io non tollererò più situazioni di abusivismo e di quello che abbiamo visto in questi anni all'interno del mercato del pesce. Sindaco, qui siamo nella zona che è stata già scavata e che è quasi al termine dei lavori. Quando si potrà utilizzare questa zona da parte degli ambulanti, da parte dei commercianti? Allora, noi abbiamo deciso in questa zona di sospendere i lavori e riaprirla fino a metà settembre. Da metà settembre inizieremo la posa del selciato e quindi a metà ottobre riapriremo completamente la piazza. Studieremo insieme a loro naturalmente se riaprirla come parcheggio oppure se permettere agli ambulanti che sono stati spostati in questi mesi a rientrare qua la mattina, soprattutto
qui c'è un mercato di tutti i giorni che avviene, quindi dovranno essere spostati qua, però il pomeriggio potrebbe essere utilizzata sia per chi ha ad esempio i tavolini e le sedie di continuare a installarli anche d'inverno, oppure a parcheggio, ecco, quindi bisognerà concordare con loro la migliore strategia anche per il futuro. Ecco, nel frattempo qui c'era un piccolo ristorante, c'è una pizzeria, questi potranno mettere fuori i tavolini presto? Subito, nel senso che già tra 10 giorni daremo l'autorizzazione per installare tavolini e sedie, in modo tale che loro che hanno subito maggiormente i danni di questi mesi potranno ritornare a lavorare in maniera serena. E poi si comincia a scavare in un altro settore della piazza, quello che va dalla pescheria fino a via Montevecchio. Lì i lavori quando inizieranno? Allora, i lavori inizieranno subito dopo, quindi tra 10 giorni. Per noi è importante continuare a scavare perché ci dicono che potremmo trovare qualcosa di molto interessante. Quindi noi siamo per tutelare l'arte, la cultura, quindi vogliamo verificare che cosa c'è sotto. Si potrebbero trovare delle cose molto interessanti. Sindaco, l'esito degli scavi archeologici che è stato acquisito, come verrà valorizzato, come verrà utilizzato? Ai fini anche turistici, culturali del comune? Beh, dipende che cosa troveremo sotto. Io sono sicuramente, se ci saranno degli scavi importanti, adesso non dico che troveremo la basilica, valuteremo insieme che cosa ci, in base a quello che ci sarà, se ricoprire dopo aver messo in sicurezza i ritrovamenti oppure se valorizzare quello che troveremo sotto. In occasione del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, anche il Comando Provinciale di Pesaro ha stilato un bilancio operativo. Nel 2023 e nei primi 5 mesi del 2024, le Fiamme Gialle hanno individuato 84 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, e 124 lavoratori in nero o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 75, di cui uno tratto in arresto. All'esito delle indagini sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 4.200.000 euro. Sul fronte della spesa pubblica nazionale sono stati accertati contributi indebitamente percepiti per circa 420.000 euro, 4 le denunce. Invece, in applicazione della normativa antimafia, sono state sottoposte ad accertamenti patrimoniali 56 persone che hanno portato a provvedimenti di sequestro e confisca per un valore di 216.000 euro circa. Nel periodo in esame i finanzieri hanno sequestrato 23 chili di droga, denunciando 39 soggetti e segnalandone 74 ai prefetti. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro più di 320.000 prodotti contraffatti e non sicuri, mentre a tutela dell'ambiente sono state denunciate 2 persone e sono state sequestrate in 2 discariche diverse 600 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, in stato di abbandono e degrado. Adesso andiamo a Pesaro, dove oggi si è insediato il nuovo Consiglio Comunale con il neo sindaco Andrea Biancani. Una seduta che ha seguito per noi Marco Lonigro, che abbiamo in collegamento. Marco, buonasera. A che ora è iniziato il Consiglio Comunale? Come è andata? Quali sono state le mozioni, compreso anche quelle del neo presidente? A te. Sì, buonasera Simona. È iniziato poco dopo le 16.30 il primo consiglio comunale dell'era Biancani. Biancani, che è diventato sindaco di Pesaro nelle elezioni dei primi di giugno. Non sono stati trattati temi, argomenti spinosi, ma sono stati eletti e insomma trattati altri temi. Sentiamo subito Andrea Biancani, che poco prima dell'inizio del consiglio comunale si è detto molto emozionato. Sentiamo le sue parole. Questa è una giornata sicuramente emozionante, sarà però anche una giornata dove si prevede il giuramento che deve fare il sindaco. Andrò a descrivere quella che è la giunta comunale che ho deciso, andrò a raccontare quelle che sono le deleghe principali che ogni assessore ha avuto. Questo è un ulteriore tassello per iniziare realmente, come dire, a lavorare e a mettersi a disposizione di tutta la comunità. È un percorso che va fatto. Il prossimo consiglio comunale invece
invece dovremo andare a individuare i vari componenti delle varie commissioni, andremo a decidere anche quante commissioni vogliamo prevedere, tra quelle che vengono assegnate alla maggioranza e quelle che vengono assegnate all'opposizione. Poi andremo a definire anche oggi l'ufficio di presidenza per, come dire, anche questo è un aspetto, come dire, burocratico ma anche sostanziale che va in qualche modo definito, quindi la voglia di incominciare c'è, già abbiamo fatto, sto facendo diversi appuntamenti, mi sto incontrando con le varie istituzioni, sto cercando di affrontare quelli che sono i temi più scottanti legati ovviamente all'estate, dal punto di vista turistico, dal punto di vista dell'apertura dei musei, e quindi siamo già partiti, cercheremo di fare il meglio possibile per riuscire a dare una risposta, come dire, che i cittadini si aspettano, quindi una nuova giunta in grado di dare appunto le risposte ma in grado anche di ascoltare quelle che sono le esigenze che vengono dal territorio. Dunque, procedimenti di rito, e allora partiamo con ordine. In apertura è stato nominato Enzo Belloni come nuovo presidente del Consiglio Comunale, mentre il vicepresidente è Serena Boresta di Fratelli d'Italia. L'ex assessore Belloni prende il posto di Marco Perugini, che ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio Comunale nella precedente squadra di governo guidata dall'ex sindaco, oggi europarlamentare Matteo Ricci. Sentiamo le parole di Enzo Belloni nella prossima intervista. La affronterò con la solita energia, spirito di squadra, perché io faccio l'allenatore di pallacanestro, no? quando uno si allena bisogna in qualche modo avere rispetto di tutti i giocatori, sia da quelli che giocano di più e quelli che giocano di meno. Il Consiglio Comunale è composto da una maggioranza e una minoranza, io dovrò essere la garanzia per tutti, specialmente per la minoranza. E ho fatto 3 mandati di assessore, quindi 15 anni, ero dipendente del comune, quindi una visione, diciamo, a tutto tondo dell'amministrazione. Questa è un'esperienza nuova che vivo con grande entusiasmo e conto di avere la stessa passione e di metterci la stessa passione, la stessa energia che ho messo per fare l'assessore, e bisognerà avere pazienza, diciamo, qualche consiglio per imparare i trucchi del mestiere, come si dice, però mi piace, sono molto stimolato e mi auguro di fare il meglio. Parliamo di un consiglio comunale formato da 32 consiglieri, 22 di maggioranza, invece 11 di opposizione. Prima volta qui in consiglio comunale, prima esperienza in politica per Marco Lanzi, l'ex candidato sindaco del centrodestra, che ha dichiarato che farà un'opposizione corretta e determinata. Marco Lanzi, oggi il primo consiglio comunale qui a Pesaro, parte da qui la vostra opposizione? Sì, sì, sarà una opposizione assolutamente coerente con la nostra campagna elettorale, quindi un'opposizione molto corretta, molto concreta e molto determinata. Chiaramente non disperderemo assolutamente tutto quello che abbiamo riscontrato e appreso durante la nostra campagna elettorale, incontrando tutti i cittadini nei quartieri. Ne abbiamo fatto tesoro, io mi ricordo personalmente tutte le richieste, tutte le istanze, e chiaramente anche se come opposizione, quindi con relativamente poco potere, però cercheremo veramente di risolvere queste problematiche e di affrontarle in maniera, ripeto, concreta e determinata all'interno del Consiglio Comunale. E assicuro il mio massimo impegno proprio per la fiducia che comunque quel 35% dei pesaresi hanno riposto in noi. E chiudiamo con alcune curiosità, perché Riccardo Bernardini, appartenente alla maggioranza, con i suoi 25 anni, pensate un po', è il più giovane del Consiglio Comunale. A seguire poi Antonio Bartolomei della lista Pesarò, giovani a sostegno di Marco Lanzi, che nell'ultima tornata elettorale ha ottenuto un grande importato per quanto riguarda le preferenze. Antonio Bartolomei con 28 anni che compierà nella giornata di domani. Sentiamo allora Bartolomei, che farà parte anche dell'ufficio elettorale, poi la linea può tornare allo studio. Emozionatissimo, perché questo per me è un sogno che si realizza, ho studiato scienze politiche, la politica è sempre stata la mia passione, per cui questo primo incarico mi riempie, insomma, di gioia il cuore. E dopodiché domani è anche il mio compleanno, quindi è un bel regalo in anticipo.
Adesso torniamo a Pesaro, dove Nicola Gaudino è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto. Oggi si è svolta la cerimonia per il passaggio delle consegne con l'ex comandante Claudia Di Lucca. Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Pesaro. Il capitano di fregata Claudia Di Lucca, dopo 2 anni, cede l'incarico di comandante a Nicola Gaudino, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Rimini, dove da ultimo ha ricoperto l'incarico di comandante in seconda. Una bellissima giornata, una grande emozione, soprattutto orgoglioso e contentissimo di essere il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro, a capo del compartimento, in una realtà particolarmente eccezionale, permettetemi il termine. Provenendo da Rimini qualcosa già conoscevo, però adesso cambia l'ottica con il quale si vedono le cose. Un conto da turista, un conto da comandante della Capitaneria di Porto. Lavorerò affinché funzioni tutto al meglio, nell'interesse collettivo della città e della collettività. Per il capitano Gaudino già 2 sfide importanti all'orizzonte, dalla questione dell'insabbiamento della Darsena al fondamentale monitoraggio della costa e non solo durante il periodo estivo. È un lavoro che stiamo affrontando assolutamente, siamo certi che in breve termine con l'autorità di sistema portuale si arriverà ad una soluzione assolutamente definitiva. Per poter insomma eliminare uno dei problemi che affligge un po' tutti i porti dell'Alto Adriatico. Siamo già nella stagione estiva, quale sarà la vostra attività di monitoraggio? Come forse già saprete, da metà giugno è iniziata l'operazione Mare Sicuro e Laghi 2024 e noi continuamente fino alla metà di settembre lavoreremo, saremo sempre presenti sulla fascia di balneazione, sulle coste, sulle nostre spiagge, al fine di garantire la sicurezza più ampia dei turisti, dei balneanti, di tutti gli utenti del mare, assolutamente. Il passaggio di consegne tra Di Lucca e Gaudino è avvenuto questa mattina alla Capitaneria di Porto. Riconoscerete voi il capitano di fregata Nicola Gaudino, quale capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Pesaro. La cerimonia è stata un'occasione per condividere l'intenso bilancio delle attività svolte nei 2 anni. Il capitano di fregata Claudia Di Lucca saluta Pesaro e si trasferisce a Roma presso il comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. È una giornata dove davvero si tirano le somme di tutto quanto, che è tanto, più di quello di cui ci si rende conto nel corso del comando. Quindi il lavoro è stato davvero tanto, è stato un bel lavoro, il testimone è passato al comandante Gaudino è importante e sono sicura che lo porterà avanti in maniera eccellente. È stata formalizzata la donazione dei terreni da parte dell'Associazione Vivere Serene alla Fondazione Carifano, sui quali verrà realizzato il centro diurno. La struttura, che sorgerà in via Carbonara tra Villanova e San Liberio nel comune di Coglie al Metauro, avrà funzioni polivalenti e sarà principalmente adibita come luogo di accoglienza, sviluppo di attività di assistenza, sensibilizzazione e di integrazione di anziani e disabili. La Fondazione, che ha ricevuto l'area di circa 2,5 ettari, subentrando nel permesso di costruzione, una volta completato il centro, lo concederà in comodato d'uso gratuito all'Associazione Vivere Sereni. Cambiamo argomento. Tra i libri presentati alla 12ª edizione di Passaggi Festival ce n'è uno dedicato a Dante Alighieri e al suo rapporto con la città di Fano, la Fano Infortune. Lo ha scritto Andrea Angelucci, poeta e presidente del Circolo Bianchini, che ieri durante la presentazione è stato intervistato da Esther Muscò. Professore, all'interno di questa rassegna di Passaggi Festival c'è uno spazio dedicato a Dante e alla città della fortuna, Fano. Sì, perché dunque sono 3 anni che mi dedico a questo studio, e ho molto approfondito e direi ho portato in luce l'evidenza che Dante ha voluto costruire su Fano uno dei suoi percorsi di poesia e di pensiero, insomma molto interessante, che riguarda naturalmente il tema della fortuna e il tema quindi anche della provvidenza, il tema della vita nell'aldilà. Quindi direi che questo pone, diciamo, la lapide di San Domenico veramente nel focus degli studi danteschi, perlomeno marchigiani.
guardando bene, forse si è trascurato di guardare bene dentro la Divina Commedia, guardando bene si vede che Dante a Fano riserva un posto di tutto riguardo, insomma, è una delle città più nominate, quindi lui si mostra sempre in un atteggiamento di riguardo, quindi ecco, chiaramente non è un libro che porta delle prove, però porta una serie di indizi i quali messi assieme insomma hanno la forza di una prova. Ecco, Dante aveva un'attenzione particolare per la nostra città proprio perché sapeva che era anticamente la città della fortuna, conosceva il nome antico. Un indizio però che ci permette di poter riscrivere magari la storia? Sì, secondo me soprattutto riscrive una piccola fetta dell'esegesi della Divina Commedia, perché se si parte da questo, da questa premessa, no? Che Dante sapeva che Fano è la città della fortuna, quindi ha voluto per questo mettere in bocca a Jacopo del Cassero quella frase ripresa dalla lapide. Poi a Catena ci sono un'altra serie di luoghi lì vicini nel poema che acquisiscono un nuovo significato. Quindi secondo me d'ora in poi in tutti i testi che riguardano la Divina Commedia ci dovrebbe essere un piccolo spazio, uno spazio maggiore insomma dedicato a Fano, perché c'è proprio un tema insomma che è quello della fortuna che Dante ha voluto costruire. Ecco. È un libro aperto insomma che prospetta anche varie ipotesi, in particolare su chi è stato l'autore di questa epigrafe di San Domenico, che bisogna dirlo è un'epigrafe eccezionale, ecco, non è, anche questo è passato diciamo forse a causa di pregiudizi classicistici, è passato inosservato, ma è una lapide che ha una forza poetica, una bellezza, no? Anche di armonia al suo interno, che è veramente eccezionale nel panorama delle epigrafi medievali. Ecco. Il focus è la fortuna, e il professore che rapporto ha con la fortuna? Penso insomma che, come dicevano gli antichi, poi bisogna aiutarlo alla fortuna con l'industria, l'intelligenza, insomma la previsione. La fortuna aiuta gli audaci e lei è stato molto audace, sì, con questo libro. Sì, penso proprio di sì. E poco fa Passaggio ha acceso i riflettori anche su Piazza 20 Settembre con una serata dedicata alla cerimonia inaugurale della 12ª edizione e alla consegna di due importanti riconoscimenti, il premio Passaggi a Luigi Manconi e il premio Fuori Passaggi ad Alessandro Cattelan. Domani invece sono previsti la consegna del premio giornalistico Andrea Barbato a Barbara Stefanelli, Passaggi in teatro con la partecipazione straordinaria di Riccardo Rossi e l'evento dedicato a Pesaro 2024, capitale italiana della cultura. Tra gli ospiti della terza giornata, Luca Bizzarri, Antonella Viola, Nando Dalla Chiesa, Beatrice Luzzi, Bruno Bozzetto, Cristina Scocchia, Vittorio Giardino e Annarita Briganti. Vi comunque consigliamo di controllare tutti i vari appuntamenti nel sito di Passaggi Festival. Sabato 29 giugno a Palazzo Nolfi di Fano si terrà una conferenza sulla violenza di genere e verrà inaugurato un punto viola. Sentiamo di che cosa si tratta nelle prossime interviste. Ad oggi sono ormai più di 200 i punti viola distribuiti su tutto il territorio nazionale che offrono assistenza alle donne in difficoltà, ma in che modo? Allora, un punto viola è un punto che offre una prima forma di assistenza alle donne in difficoltà. La caratteristica principale del punto viola è che il punto viola si trova all'interno di un'attività commerciale, quindi garantisce un anonimato tale per cui personale del punto commerciale è formato all'ascolto e a una prima assistenza di chi ha subito violenze o subisce persecuzioni. Il vantaggio di trovarsi all'interno di un'attività commerciale prettamente ad uso delle donne garantisce che la vittima possa entrare in tutta sicurezza all'interno del negozio senza che venga magari seguita dal marito o che quindi trovi uno spazio di tranquillità in cui poter esprimere il proprio disagio e poter chiedere aiuto. E non è un punto che si va a sostituire a quelli che sono i normali percorsi di aiuto, ma è un punto che garantisce un più per poter accedere a determinati percorsi, in modo tale da garantire maggiore sicurezza e la possibilità a una persona che subisce violenza di poter continuare a vivere una vita normale. E un punto viola verrà inaugurato anche a Fano? Sì, esatto. Come associazione abbiamo pensato di inaugurare, grazie anche alla collaborazione di Daniela Cerioni, all'interno della sua parruccheria, presso i Cerioni Parrucchieri, quindi un punto centrale della città in cui tutte le donne che si sentano in difficoltà, oltre magari a dover fare un taglio di capelli, possono andare a chiedere aiuto in quel punto. E per l'occasione sabato 29 ci sarà anche una conferenza.
Sì, siamo qui infatti per invitarvi sabato 29 giugno, ore 10, alla Sala della Cultura di Fano per una conferenza legata alla tematica della violenza di genere, in modo da poter sensibilizzare tutta la popolazione. La nostra associazione, infatti, il Rotaract Valle del Metauro, che da 10 anni opera sul nostro territorio, è molto sensibile a questo argomento, tanto attuale quanto delicato. Vi aspettiamo! Invece a Monte Maggiore di Colle al Metauro sabato torna l'appuntamento con l'iniziativa A Spasso nel Castello. A Monte Maggiore al Metauro anche quest'estate torna Spasso nel Castello, l'evento giunto all'undicesima edizione è in programma sabato 29 giugno. Ad organizzarlo la Proloco di Monte Maggiore con la compartecipazione del comune di Colle al Metauro. A partire dalle ore 19.30 un susseguirsi di appuntamenti enogastronomici, artistici e musicali nel suggestivo borgo. Spasso nel Castello è questo evento enogastronomico che trasforma appunto Monte Maggiore al Metauro in un grande ristorante a cielo aperto. Si tratta di 5 portate accompagnate da 5 calici di vino del territorio. Tutte queste portate saranno servite nei punti più belli, più panoramici del nostro centro storico. Durante la cena ci sarà una filodiffusione con brani selezionati da Emilio Rossi DJ, mentre poi dalle 22.30 in Piazza Bramante, che è la piazza principale del nostro centro storico, partirà un DJ set, Weekend Dance, con i DJ Roberto Cori e Roby Revolution. E quindi tutta la piazza si trasformerà in una bellissima discoteca a cielo aperto. Novità assoluta di quest'anno, la possibilità di cenare con portate senza glutine. Tutte le persone intolleranti al glutine, le persone celiache, avranno anche loro il loro percorso enogastronomico. Un evento questo di Monte Maggiore a cui tiene particolarmente l'amministrazione, infatti si tratta di uno degli appuntamenti principali del calendario estivo. A Spasso nel Castello cresce anno dopo anno grazie al prezioso lavoro della Proloco, ha detto il sindaco di Colle al Metauro Pietro Briganti. Per questo evento inoltre è importante il supporto della Confcommercio Marche Nord. Il suggestivo borgo di Monte Maggiore al Metauro, infatti, è presente nel progetto di promozione e valorizzazione turistica L'itinerario della bellezza. Un evento affermato, come dice lei, per il quale noi siamo veramente orgogliosi come comune, in quanto questo evento è veramente molto attrattivo. È molto attrattivo e dà lustro e luce a questo borgo, meraviglioso borgo di Monte Maggiore, con questo evento rodato che attira sul territorio centinaia, sono migliaia, perché anche l'anno scorso era qualcosa poco meno di 1 migliaio di persone che si sono presentate a questa iniziativa, che grazie alla Proloco di Monte Maggiore, grazie al mio assessorato di Taddei Francesco che segue queste iniziative, anche quest'anno in vista di quello che sono una visibilità maggiore del nostro territorio, grazie anche a Pesaro 2024, è stata arricchita di ulteriori eventi che poi saranno loro a spiegarvi in maniera più dettagliata. Prezioso il supporto di Confcommercio Marche Nord? Assolutamente preziosissimo, ringraziamo il Confcommercio anche perché facendo parte di questo itinerario della bellezza questo è il modo migliore per mettere in luce la sensibilità che ha il direttore Barotti di mettere in luce quelle che sono le peculiarità di questi borghi, di questi luoghi meravigliosi, incantevoli, che oltre agli aspetti paesaggistici offrono anche delle peculiarità in seno a quelle che sono le tipicità locali. Nel nostro territorio ricordo che abbiamo l'olio d'op cartoceto, abbiamo la casciotta d'Urbino, abbiamo la famosa Berangelica che è stata anche qui teatro di presentazione recentemente. Quindi dare la possibilità a questi territori di potersi mettere in luce, di potersi mostrare, è per noi una partnership, una collaborazione veramente fondamentale. Ringraziamo tantissimo Confcommercio che dà spazio, visibilità e lustro ai nostri territori. E chiudiamo qui il telegiornale Occhio alla Notizia. Tra poco trasmetteremo un approfondimento con la naturopata Sabina Nobili e poi la replica dello speciale sull'avvio di Passaggi Festival con il primo appuntamento della rassegna Buongiorno Passaggi, libri a colazione che si è svolto ieri mattina. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. Vi ricordo che l'appuntamento con informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con Massimo Foghetti. Arrivederci.